Mordor, ragazzo. Giordano che affrontano sconsolati la sindrome dello zaino pesante. Porca. Siamo pronti. Ciao Magnico. Una giornata po' di merda. No, sì. No. Pausa al bivacco Istri. Tanta roba. Con questi occhiali magari a casa, io non me li metto. Sole e fregature. E Joker. Siamo persi. Avete deviato dal percorso 850. Questo sentiero. Pessima idea, quella di allontanarsi dal percorso. Tra merda, mentuccia e sudore. Io non ho capito ancora che caspita questa cosa. Ha sapore di salmone o di pesce nordico, no? Forse ce l'ho messo il pesce. Ricordami che animale è quello.
andiamo a letto tardi. Una botta pazzesca. Che spettacolo. Allora ragazzi, giorno 2, siamo pronti a ripartire, colazione all'aperto. Fai da notare l'odore di stambecco. Ciao ciao bivacco, si riparte, seconda tappa, 19 km, benissimo. Oltre ai ragionamenti su Fantozzi, che non so per quale motivo siano partiti, c'è da dire una cosa, che stanotte qualcuno ha dormito col secapelo al contrario. Allora, noi ieri eravamo qua su, siamo scesi qua, risaliti, arrivati qui al bivacco, scesi qua, fatto il giro. Siamo arrivati qua. Beh, dimmi un po', com'è questa gran traversata? Grande, com'è questa Sardegna wild? È magnifica. Pausa pranzo a 1700 metri. Siamo stanchi. C'è gente che cerca di darmi roba da mangiare addosso ancora. Se non avete capito niente. Thank you.
tempo di riprenderci dalla lunga camminata e godere dello spettacolare tramonto. Era giunto il momento di ripartire. La notte arriva in fretta. Allora ragazzi, siamo un po' in ritardo. Siamo in ritardo perché ci siamo fermati a mangiare a destra e a manca. Per fortuna abbiamo trovato l'acqua. 21:15. Un chilometro al bivacco. Quanto sei stanco? Non sono stanco, un po' scazzato. Gira che questo qua gli si è fatto male. Percorso, che dici? Adesso stacco, vai giù. Speriamo bene. Stanotte abbiamo avuto un po' di problemi, oltre a quelli che già abbiamo. Mentali. C'era freddo, vento, ci stavamo dentro il bivacco perché era occupato e quindi qualcuno ha deciso di dormire fuori. Allora, situazione, l'alba del terzo giorno, ripartiamo senza Christian perché si è fatto male a una gamba. Recuperare Christian. Fine GTG a 149 metri. È arrivata la notifica. Non ci siamo dimenticati di te. Che magico. Ragazzi, è finito. E più ci siamo allontanati da casa. Ciao magico. Più ci siamo avvicinati a noi stessi. Eravamo stanchi, affamati e distrutti. Ma eravamo felici. E questo era l'importante.